Marzo 2024, torna l'intervista al Fantino, saluto Camillo padrone di casa e l'ospite di oggi Giovanni Azzeni, detto Tittia. Eccolo là, ciao Giovanni. Ciao, buonasera a voi, ciao a tutti. Ciao Giovanni. Allora, Giovanni, come va? Come va bene a Bene, te? Eh? dai, Dove bene, sei? Hai benone, benone. visto la tua produttorina? La Sì? ciacciona produttorina, hai visto? Sì, Sì, ho Giovanni, seguito, ho mi ha seguito. ribattezzata Ciacciona, in realtà non sono eccessivamente ficcanaso, ecco. Non voglio intimorire nessuno, non Dai, ci voglio credo. entrare proprio. Ci credo. Allora, Ecco. Giovannino, siamo sopra. Allora, aspetta, allora, prima di tutto, guarda, visto parliamo, facciamo vedere i avalli della scuderia e poi chiacchieriamo, va bene? Bene, Giovanni. Allora, ti sei garbato, una bella scuderia, eh? C'è certi Sì, premi, dai. ma. Allora mi dispiace che ha piovuto questi giorni, c'è un po' di fango a giro, però dai, no, Vabbè, contento ma della quello è scuderia. scuderia, che vuol dire? È oggi È così. pomeriggio, si è fatto. L'ho È fatto al così. volo. Senti, fine anno, dai, facciamo un resoconto di questo fine anno. Che vogliamo dire Dai, questo? voglio sempre vedere il bicchiere mezzo pieno. Positivo, dai, un'annata positiva in tutti i sensi. E c'è stato questo dispiacere nel Palio d'Agosto che ci lascia un po' l'amaro in bocca, però soddisfatto, ho fatto tutte le mie possibilità senza lasciare niente al caso, ho dato sempre il massimo e dal primo di gennaio all'ultimo dell'anno, questo. Soddisfatto di tutto. Carlino ti ha vinto nell'Oa. Com'è? Carlo ti ha vinto nell'Oa. Bravo Carlo, se lo merita. Ora ve la litigate. Ma no, dai, non si è mai discusso, c'è un bel rapporto con Carlo e. No, litigate, tra virgolette. Sì, nessun problema. Com'è Steven? Non è passato? Infatti. Che biottolate ci hanno fatto lì da te. Vabbè, dai, sono passati tutti, 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 ormai quanti anni? Più di 10 anni che passo degli inverni speciali, dai, ho tante persone che mi vogliono bene, che mi coccolano, che mi danno fiducia, che condividono tante cose con me e mi fanno sentire importante. E io cerco di dare il massimo e dare retta a tutti, dai, e rispettare tutti più che altro. Un rimprovero ti fa dell'anno scorso, qual è? C'è? Io te l'ho detto, non Sì, ci sono. no, come te? Io te l'ho detto il rimprovero, io te l'ho detto dopo il 1 luglio il rimprovero, no? È inutile stare a ridirlo. Ma Te sì, ma quando, no, Camillo, quale, dai. te ce l'hai un rimprovero a fatti? No, no. Se devo essere sincero, no. Aspetta che alzo il volume che ti sento male. Ormai sono diventato anche tecnologico oggi. Eccoci. Visto. No, Camillo, non ce l'ho, non ce l'ho, dai, non ce l'ho davvero. Sono contento di tutto quello che ho fatto io. Poi te ti riferisci su alcune cose, ma non No, dipendono. no, 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 in generale, no, 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 quella già gli ho detto il mio pensiero, Sì. basta. No, quello Non non ci dipende da ricorda, me. Alla ecco, potrei fine, ripetere, ve l'ho già detto. Ok. Questo, io ci proprio te personalmente, se hai un rimprovero a fatti dell'anno scorso. No, 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 non ho nessun rimpianto. C'era poi Reginella, che c'hai da domandare a quest'uomo? No, io in realtà in apertura volevo complimentarmi sicuramente per Viso d'Angelo perché da sempre sono una sua fan, ecco. Anche se non l'ho mai visto dal vivo, però ho sempre ammirato quel cavallo anche così da semplice telespettatrice, ecco, modo di dirtelo questa sera e te lo dico Grazie, apertamente. grazie. Noi Allora, siamo particolarmente affezionati perché alla fine è il cavallo di mio figlio. Il bambino da quando è piccolo se lo monta sempre lui. È un cavallo bravissimo, bravissimo. sì, Scusami, vai. infatti. No, 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 no,
assolutamente, anzi, hai fatto bene a darci questa precisazione. Allora, io vorrei partire da un'osservazione, Giovanni, no? Perché posso Sì. immaginare, soprattutto negli ultimi anni a questa parte, voi proprio per il numero, no? Dei pali vinti, 5 pali consecutivi, che un po' tutti, e ci sta, immagino ti abbiano chiesto una domanda un po' che si ripete sempre, ovvero se è tua intenzione poi battere il record. Io però vorrei partire un po' da una visione d'insieme sulla tua professione, no? Perché sappiamo Sì. che Giovanni Azzeni è un fantino plurivittorioso del palio, sappiamo che sei un valido allenatore, no? Che ha puntato poi sull'ippodromo in un periodo in cui tutto era fermo, no? In piena pandemia. Sappiamo anche delle tue qualità da allevatore, no? Mi viene subito in mente Mura di Gallura. Quindi sfumature, no, diverse della tua professione, in una di queste, insomma, abbiamo comunque notato dei notevoli risultati. E da tutto questo, inoltre, poi si desume, si capisce e si riassume un po' quello che è il tuo carattere, immagino. E lasciamelo dire, ora come ora, Tittia, diciamo che ha superato un po' la fase in cui Tittia era un po' il freddo delle mattine senesi in scuderia, direi piuttosto Tittia per la freddezza e per la lucidità che mantieni in ogni situazione. Quindi è veramente un complimento che ti faccio, perché questo è quello Grazie. che riesco a percepire, no, dall'esterno. Grazie. Lucidità non solo a cavallo, ma anche, no, nella presa di coscienza, nella consapevolezza di cominciare, di voler raggiungere un obiettivo e di fissarsene subito un altro. Cioè, sbaglio in quello che sto dicendo o è No, no, è così? tutto vero, è tutto vero. Quindi ci ho preso in quello Sì, che ho osservato in questi anni. E perfettamente. poi soprattutto volevo chiederti, ma questa forza di volontà irrefrenabile che hai è fame nel senso positivo proprio del termine, che poi deve essere, mi pare di aver capito, una dote immancabile in un fantino, o è la fama, no? Il successo e magari anche questo prenderci gusto? E ovviamente questo non è un rimprovero che ti faccio, vorrei solo capire da che cosa parte tutto questo, se proprio fa parte del tuo carattere e quindi poi rispecchia tutto quello che sei, fare tutte Sì. queste cose. Ma io direi è un po' di tutto, è un po' di tutto. La prima è fame, sicuramente. La fame di arrivare ovunque. So che il mio lavoro da fantino ha una carriera corta, nel senso, bisogna dare il massimo in questi anni perché non penso di poter correre fino a 75 anni. Allora questa è la prima cosa, sfruttare ogni singolo momento, ogni annata nel modo migliore per arrivare ai miei sogni, tra virgolette, e lasciare il segno in tutto e per tutto. Allora ti dico, è fame. L'altra parola che mi hai detto qual era? È fame o fama? È un gioco di vocale, cioè per il Tutte e successo due, io magari. direi tutte e due, poi una volta che diventa come una droga quasi il palio, vinci, ti viene ancora più fame, vuoi rivincere, il senese non è mai contento, vinci nella contrada piccolina senza avversario non va bene, vinci con l'avversario non va bene uguale, devi sempre dare di più, almeno io questo sulla mia pelle lo sento tantissimo e non voglio mai deludere a chi, tra virgolette, ti attacca, e cerco sempre di fare di più, di dare il massimo, e ogni occasione cerco di non farmela sfuggire via. Sono nel pieno della mia età, mi sento maturo, mi sento pronto a tutto. Con l'esperienza, forse sono riuscito a trovare tutte le cose che hai detto te, perché di sbagli ne ho fatti tantissimi. Si cresce l'esperienza, e ora mi sento pronto a lasciare il segno in qualsiasi cosa che faccio, in qualsiasi corsa che corro. Questo è un po' il mix. Non so se mi sono spiegato. Alla perfezione, infatti lo stai già facendo, no? Quello di lasciare il segno. È già tangibile questo segno. Anche noi esterni al mondo del palio, da semplici appassionati, già lo abbiamo colto alla stragrande. Grazie. Poi, c'è più niente? E Camillo, questa sera gradualmente, ecco, procedo, vai te di nuovo, dai. Giovanni, allora andiamo nel discorso Sì. cavalli, no? Come vedi la situazione? 147.
Tantissimi bravi, 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 tutti i proprietari, chi ha veramente la passione del palio e penso sono numeri esagerati. Bisogna fare i complimenti a tutti. I complimenti a tutti per il momento che si sta vivendo ora, che veramente a mantenere un cavallo ci sono delle spese fuori dal normale. 147 cavalli, chapeau. Chapeau. Sì, questo ha visto, ha aggiustato il protocollo dei cambiamenti. Qual è il secondo che lo sarà a fare per protocollo per migliorare? Ma per migliorare, vabbè, è sempre un po' il solito discorso, secondo me un po' le piste vanno curate un po' prima, iniziare da ora a curarle per averle pronte al momento. Queste cose qui poi, Camillo, dai, io penso il comune fa di tutto e di più, si danno da fare, non è facile a criticare, tra virgolette. No, no, ma non le chiedo. Secondo te, ecco, proprio per un discorso di quadratura dei cavalli, no? Quadratura dei cavalli, sarebbe meglio quelle piste tenerle più dure o lasciarle morbide come sono? No, secondo me è chiaro, più dure sarebbe meglio, però non è facile nemmeno con il tempo, con il meteo e tutto quanto a riuscire a tenerle in una certa maniera. Non è facile, secondo me, Camillo. Bisogna un po' accontentarsi. Poi è chiaro, se si possono fare dure come piazza del campo è perfetto, però non, secondo me non è possibile. Perché l'altra domanda io che la fosse sempre, Maria Angolan, un pochino Monticciano non sarebbe da fare, non è che ci voglia tanto. Un pochino, perché io le guardo da fuori, va bene, a me le posso mettere anche no, però Certo. sì, forse No, un ma per i gocciolino cavalli a sì, me sarebbe meglio. sicuro, Anche per sicuro. Fantini, eh. Sì, io mi ricordo i tempi che ho iniziato io e c'erano sempre gli steccati di legno e quando ci battevi ci pensavi due volte a impostare la curva e tutto quanto. Magari ora è tutto più morbido, tutto più semplice. Sono d'accordo, però sai, c'è Mosciano e Monticciano, alla fine, per come la vedo io, vedi anche un po' i cavalli che motore hanno, chi va più forte, chi va meno forte, tutto quanto. E Mosciano vedi un po' più la precisione. Però Questo. io in tutto senso, anche per Fantini stesso insegnerebbe anche ai ragazzi che lì si prende in So. mano e si salza, lì se no appoggi Sicuro. la gamba e gira lo Sicuro, steccato. però penso ai ragazzi giovani, ventenni, tra virgolette, con la voglia di arrivare, con la voglia di farsi vedere, magari si rischia che ogni giornata di corsa succede qualcosa. Non lo so, te lo dico così, Camillo, proprio a botta e Sì. risposta, eh. Una via di No, no, mezzo, un vabbè. filino sì, ti do ragione, però nemmeno senza esagerare. C'è niente di... Guarda lei, vedi? No, io ascolto Camillo. Rubo con gli Sì. occhi, ormai a furia di intervistare Fantini, ormai sto lì a rubare, a sentire. Allora, Giovanni, a proposito di palio, no? Si parte con gli incontri, ovviamente qualcosina già sicuramente c'è stato quest'inverno, no? Immagino tutte le persone che siano passate di lì per casa tua. E poi seguiranno situazioni, strategie, un po' come vuole la legge del palio. In passato ti ho sentito, no, rilasciare alcune interviste anche per Brontolo, quando un po' ti aprivi ai Sì. microfoni di Camillo, e mi ha colpito una cosa che ho trovato particolarmente interessante e che trovo tuttora particolarmente interessante, perché devi sapere che un po' per il mio percorso universitario, un po' per le collaborazioni che ho con diverse testate locali, mi sono sempre un po' abbracciata, no, allo scenario festivo italiano, dove il Palio di Siena ovviamente ricopre un ruolo di spicco. E tu hai detto una cosa molto interessante, che mi ha incuriosita particolarmente, cioè che le scelte che fai sono sì per Giovanni, no, quando parliamo del Palio, ma certamente per il bene della festa. Che cosa intende Giovanni Azzeni, TTIA, per il bene della festa di Siena? Le scelte, vabbè, io cerco in qualsiasi scelta che faccio, un mix di tutto. Sì, un po' il bene di Giovanni, il bene delle persone che mi stanno vicino, accontentare loro in primis, il bene della festa, portare rispetto a tutti.
Si può sempre avere bisogno di tutti e diciamo anche se c'è stato qualche screzio in generale con alcune situazioni, con alcune contrade nel tempo capita, cerco sempre di riappacificare tutto e andare avanti con dei buonissimi rapporti. Questo, dai, questo è un po' il mio modo di fare il bene in generale di tutti. Non sono egoista, se, tra virgolette, se lo posso Anche dire. perché poi immagino che lavorare in un clima più tranquillo, disteso, faccia anche il Certo, bene del fantino stesso, sicurissimo. E questo no? Ho comportamento capito. negli anni mi ha ripagato in tutto e per tutto, in tutto e per tutto. Sì, Da anche dove ti perché io viene ti ho questa seguito. cattiveria? Prego, prego, vai. Prego, prego Camillo. No, Ah. no, no, vai, vai, così Vai, magari è vai, 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 vai. conseguenziale. No, dicevo che ho seguito Giovanni qualche anno fa in un interessante video, un docufilm che c'è stato con la regista di origine per metà chiantigiana, se non erro londinese, chi era Cosima Sì, Spencer, non vorrei Spender, sbagliarmi con i cognomi, sì. che aveva proprio girato questo film, che poi girato un po' più sulla finzione, che però raccontava un po' di tutti quei fantini del palio. Anche perché voglio dire, dall'esterno ci si è un po' abituati a quest'idea molto errata, no? Perché poi quando gira un sacco di disinformazione si è abituati all'idea che i fantini siano solo dei mercenari. In realtà c'è tutto un mondo dietro a questi ragazzi, no? È così, sì, è stata un'esperienza unica perché nel 2012, durante l'inverno, Cosima Spender, tramite una nostra amica di famiglia, mi viene a trovare, mi dice: "Guarda, voglio conoscere un po' i fantini emergenti del momento, faccio un giro da tutti perché voglio girare questo film sul Palio di Siena." E venne a conoscere anche me, le ho detto: "Guarda, io anti telecamere, non so mettere due parole in italiano insieme. Qualsiasi intervista che ho rilasciato in tutta la mia carriera non l'ho mai riascoltata, non sono la persona giusta." Dice: "No, no, ma guarda, io voglio sapere un po' la tua storia, come sei arrivata a Siena, il tuo carattere, tutto quanto." Va bene, le ho raccontato un po' tutte le mie cose in generale. Dopo una settimana torna, dopo 10 giorni, dice: "Guarda, ti devo parlare, dimmi, l'unico che mi ha colpito sei te. Ti voglio seguire durante l'anno e ho molti dei bei discorsi. Ho detto: "Guarda, io non ce la faccio, c'ho da farne mille, poi non mi sento al mio agio." Lei mi risponde: "No, Gio, guarda, vengo, ti seguo un po' con la telecamera, non ti fo domande, ti attacco un microfono e poi si parla come stiamo parlando noi stasera." E così nacque tutto così. E questa donna Cosima Spender mi ha seguito tutto l'anno. Ha avuto la fortuna che ho vinto il Palio di luglio e quello d'agosto. Alla fine è venuto fuori un film, secondo me, molto carino, almeno da parte mia, lo dico, che Sì, magari no, ha ma riguardato. infatti lo è, lo è. Grazie Sì, un'esperienza unica, dai, un bel regalo mi hanno fatto. se ci va la cattiveria che hai. E dove ti viene? Quale cattiveria, Camillo? No, 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 cattiveria. La cattiveria agonistica, intendo. Ma non lo so, Camillo, penso è carattere, è carattere. Rispecchio un po' i miei genitori, la mamma tedesca, bella, dritta, che stasera ha detto che mi ascoltava anche, sono lì in diretta, Saluto. e il babbo sardo, Buonasera. bello tosto. Il babbo sardo, bello tosto, dai, un po' questo mix, il modo che ci hanno fatto crescere loro, come ci hanno allevato, tra virgolette, il valore di una volta e tutte le cosine belline precise. Sono convinto che è da lì che nasce tutto. E poi è carattere, la voglia di arrivare, è questo. Ma tu hai ancora. Se, ma tua mamma, il tuo papà ha parlato, anche la mamma, ma poco, no? La tua mamma, quali sono gli insegnamenti della tua mamma che ti porti dietro? Io, per esempio, la mia mamma mi ha sempre detto, no? La vita è una partita a scacchi. Ecco, per quella partita a scacchi me la so portata tutta la vita dietro, no? Te invece hai qualcosa che ti ha detto la tua mamma che ti rimane, che ti è rimasta e ti fa. Ma no, io direi, ho 4 sorelle, siamo in cinque figli. Gli insegnamenti e i sacrifici che ha durato lei una vita intera è quello che ci ha trasmesso. Il mio babbo burattore, un lavoro tranquillo,
risparmiare e di fare le cose come si devono fare, sempre col massimo rispetto verso il prossimo. Queste cose qui, Camillo, queste cose qui. Gira. Senti Giovanni, e invece del team Mazzeni che cosa mi dici di questo gruppo che poi in realtà non ti è dietro ma accanto, no? È il segreto proprio questa formula vincente, il team Mazzeni, no? Poi l'abbiamo visto, Camillo ci ha portato, no? Anche nelle retrovie della scuderia e ci ha fatto vedere tutti intenti a lavorare e a prepararsi. Qual è il segreto? Qual è la formula vincente di questo gruppo? E soprattutto, qual è la prima regola o comunque sia le regole da seguire nel momento in cui ci si avvicina a Tittia? Vabbè, le regole sono, la prima regola è quella di amare i cavalli e mai fare un gesto contro di loro di violenza. Questa è la prima regola dal momento che metti il naso dentro scuderia. E poi, vabbè, le regole, quelle normali, non si deve, il sacrificio non deve essere un peso. Se un giorno si lavora 18 ore, si lavora 18 ore. E se il giorno dopo si lavora meno va bene così, però è la volontà di lavorare tutti verso un obiettivo. Diciamo che in questo lo dico con umiltà, sono molto bravo io a accontentare sempre tutti i ragazzi che mi sono stati vicino, che mi stanno vicino, che alla fine sono vittorie anche loro. Se il lavoro va bene a Giovanni, deve andare molto bene anche a loro. E questa è un po' la formula che poi, dal momento che si lavora tutti per un obiettivo, ognuno ci mette del suo, senza, come si può dire, che ci mette il Senza massimo. rivalità, senza ci si Sì, ma impegna insieme. senza che ci mette se stesso, che non, senza freni, capito? E questa è la differenza. E allora ho trovato i ragazzi stupendi che sono bravissimi, sono più bravi di me di andare a cavallo, hanno più esperienza di me per allenare dei cavalli. La formula vincente è questa: ognuno ci mette del suo, e poi quando si arriva il giorno della corsa, si arriva a un cerchio, si unisce tutte le nostre forze e poi si fa la differenza. Penso che è un po' questa la magia. E poi la fortuna: ho trovato dei cavalli stupendi che vanno veramente forte, la genealogia. C'è un mix di cose, però alla fine il duro lavoro è quello che fa la differenza. Quanto conta la fortuna, Giovanni? Devo dire tantissimo per l'umiltà di sempre, però io gli do un 10%, Camillo. Il resto è Il resto è sacrificio e lavorare bene. Senti, c'è niente, Giovanni. Offendimi, però se ti rispondo che non ti garba la risposta, me la devi dire, Camillo. Ah, no, per l'amor del cielo, ci mancherebbe altro. Uno risponde come si sente di rispondere. C'è niente, si gira? No, in realtà volevo più che una domanda, questa che sto per fare o comunque per formulare a Giovanni è quasi un'attestazione di stima e d'affetto. Che ti porto proprio dal centro-sud Italia, perché devi sapere, io ho letto di te e so che sei nato, cioè che sei cresciuto in questo piccolo paesino in Sardegna per poi arrivare no, a Siena. Ma devi sapere, Giovanni, che anche nel centro-sud Italia ci sono tante tradizioni del calendario locale, in cui magari anche dei giovani a livello dilettantistico si spendono in nome di queste tradizioni, vanno a cavallo. E tu sei un po' anche il loro idolo, quindi mi faccio portavoce attraverso il mezzo audiovisivo, Piacere. l'intervista di Camillo, no? di portarti questo messaggio, no? Che Perché, insomma, onore. magari nei giorni del palio questi ragazzi sono giovani, no? Magari sono impossibilitati a raggiungere Piazza del Campo, però posso assicurarti che sono gli stessi che in quei minuti in cui sei in piazza e ti vedono in televisione, stanno lì ad immortalarti per poi ricondividere scatti che ti interessano e ti immortalano nelle stories di Instagram e quindi sei anche un idolo per tanti giovani, no? Perché non sempre i giovani seguono Chiaro. solamente i calciatori, diciamolo, esistono anche i fantini, ecco. Mi fa molto piacere, molto Senti, molto. oh. Ascolta. Sì.
Vadimontone, Pantera, Bruco, Leohorno, Lupa, Civetta, Oca. Sì, dai, bene, Camillo. Ho dei buonissimi rapporti un po' con tutte, di grandissimo rispetto, poi c'è con chi fa il palio con Giovanni negli ultimi anni, è chiaro, è più di una, sono contento. L'estrazione sarà molto importante, sarà molto molto importante, però dai, dormo tranquillo. Sì, sono se non c'è l'idea dei cavalli, che c'ha l'idea dei cavalli? Non voglio saperlo totalmente, No, ma però. te ne dico, Camillo, io sono dell'idea che per la situazione che sto vivendo, per me ci devono essere sempre tutti, tutti quelli buoni. Tutti quelli buoni, perché in qualsiasi lotto comunque c'è i cavalli che fanno la differenza. Questo è un po' il mio pensiero. È chiaro, se ci sono quelli buoni, 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 che hai già visto vincere tutto quanto, per noi fantini di punta è più facile, perché le conosci meglio e danno delle belle garanzie. Poi fai il lotto d'agosto, abbassi livello e comunque ci sono stati 2-3 cavalli che facevano la differenza, però poi ci sta che c'è qualche trappolina che non funziona, come è successo a me, è festa finita. Allora, se ti devo dire la mia, cavalli buoni sempre, esperti e quelli che hanno vinto. Poi ognuno fa le sue scelte e noi fantini di conseguenza ci si adegua e si cerca di fare la scelta giusta. Questo. Quanto ti garba fa il palio? Quanto ti garba? Fa il palio. No, Camillo, è tanto, nel senso, io mi ci diverto. Mi ci diverto A in tutte e parte per la tutte. corsa, va a piedi, il lavoro a piedi. Ma mi piace apprendere dalle persone che ho vicino e cercare sempre di migliorarsi e trovare dei sistemi che possano funzionare di più, che quando arrivi al dunque ti viene un po' più facile. Tutto questo, Camillo. Da soli non si va da nessuna parte. No, eh? No. È vero, assolutamente, assolutamente vero. Che c'hai la Senti, domandina? sì, Dai. a proposito di cavalli, no? Sei fra quelli che se li riguarda bene fino alla fine o parte già con un'idea e quella sarà fino alla fine, no? Magari nell'osservazione dei cavalli, eccetera. Ti dico la verità, vabbè, dipende un po' dal momento della carriera, come arrivi al palio se in un palio hai più di una situazione dove puoi montare, se hai una scelta buona sulle contrade, se sei una prima scelta, tra virgolette, in più situazioni, dipende un po' da quello, però chiaro, me le seguo durante l'anno in tutto e per tutto, arrivo al dunque al palio e ho le idee abbastanza chiare, però poi la mattina della tratta mi piace osservarli dentro l'entrone, guardare anche un po' la forma fisica e come stanno e poi vado un po' a sensazione, quel che mi trasmettono quella mattina lì quando vanno al canapo, come si comportano, se sudano, se non sudano, l'atteggiamento, queste cose qui. È un po' una sensazione quel giorno lì che magari quel giorno mi ricancella tutto quello che ho pensato fino a quella mattina lì e vado dietro al mio istinto. Che poi, non ti tra che poi evidentemente questo istinto non ti tradisce a No, giudicare dai risultati. negli ultimi anni no. Fagli la domandina, vai. Eccoci allora, Giovanni, con la nostra domandina magica, che poi non è niente di chissà quanto spaventoso, non ti preoccupare. È un po' il nostro dillo con una parola. Del resto, anche il jingle, anche la sigla, no, dell'intervista di Brontolo. Sì. Se lo ricorda, no? La parola è d'oro, non sprecarla mai se non va errata. È vero, Camillo? Sono questi i versi della canzone? Beh. Esattamente sì. Diamo E quindi ti chiedo. la notizia, l'Inter vince 2-0, chi gli interessa? A me sì che sono triste. A me no, Oh, personalmente, però. Giovanni, l'Inter è una macchina da guerra ora, eh.
E ho visto, seguo quel poco che seguo, sì, ho visto. Vai, vai, Teruzza, Tornando scusami. alla nostra domanda, no? Sì. Figurati, Camillo. Com'è che ti immagini questo 2024, quest'anno, con una sola parola, un aggettivo con cui ti immagini questo quest'anno in corso? Come vorresti che fosse quest'anno? Protagonista. Bene. Protagonista. Da protagonista Protagonista. dell'arte, cioè. Ci sarebbe Come? volata chiusa. No, no, da Sempre. protagonista, vabbè, ti posso dire mille. Però da protagonista, la prima cosa che mi viene in mente è fluida, sciolta, questo, di fare sempre bene comunque. Poi vincere vince uno, protagonista, è quella giusta. Dove Benissimo, prendiamo vuoi nota. arrivare? Dove vuoi arrivare, A letto tra mezz'ora. Giovanni? Sì, vabbè, quello non lo so. Quello non ho dubbi, tutti. No, Camillo, ti Quello. dico la verità, dove voglio arrivare? Io mi sento bene, mi diverto, ho tanta passione, ho un fuoco dentro che non si spenge mai, più si va avanti e più lo sento. Fino a quando mi sento così, ovunque voglio arrivare. La passione, quella è la porta più di tutti. È così. Benissimo. Penso abbiamo fatto una chiacchierata. Così, no? Tanto poi se andiamo nei particolari sono sempre le solite, che Sì, inutile chiaro. sta a fare, tanto poi, sai, Regina, come dico sempre, Capitani e Fantini, tutti Pinocchio, Bugatti, eh? inutile. No, ormai no, Camillo, No, dai, no, veramente. ma è giusto, ma. Ci mancherebbe altro, vabbè, chiaro che mi ha dice tu scendi dalle stelle, voglio dire. Te Dice garbato? Te a me? garbato? Te garbato? Hai visto il soggetto è? Un bravo ragazzo. Come glielo trovo bene, come glielo trovo bene il soprannome, l'aggeggio Camillo proprio. m'offende, mi dà dell'aggeggio che può significare tante cose. Io lo prendo No, per il no, 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 sì. buono, però. Aggeggio, Sai aggeggio che mi sta. poi è un appellativo che ti si addice però, anche perché vuol dire che sei una persona molto versatile, no? Riesci in più Sì. No, situazioni. Certo. io la prendo per buono. Ora era per dargli un po' contro, era per dargli un po' contro perché lui fa fama, in fondo un po' di bene me lo vuole. Sì, infatti devo, guarda, me la servi su un piatto d'argento, perché anch'io devo dare merito a Camillo, perché in fondo è una persona molto, molto umana. E lo dimostra già il fatto stesso che col suo blog, no, con queste interviste che poi vengono diramate su tutti i suoi canali, lanciano un messaggio che è un po' diverso dal solito taglio giornalistico, quando tutto sembra un po' preconfezionato. Invece qui traspare tanta umanità, questo rapporto anche di complicità che ha con tutti voi, con le vostre famiglie. Mi parla sempre bene delle vostre compagne che sono instancabili, che vi sostengono sempre, dei vostri figli. Quindi, Camillo, vedi, finché ci sono io, hai Ah, qualcuno che può. è vero, io la prima cosa che faccio al mattino seguo Brontolo, la sera prima di andare a letto seguo Brontolo, è la verità, dai, ormai se uno vuole sapere qualsiasi cosa di qualsiasi paglio, di qualsiasi corsa, basta andare su Camillo e uno si aggiorna. Penso che fa un lavoro esagerato e anche questo penso che è pura passione, perché Eh sì, se, no, Camillo, è così. la passione la mi rovina. È così. Bravo e basta. Poi con tutto il suo Bene. staff ha filiali in tutta Italia, quindi voglio dire, tutti siamo collaboratori di Pronto. Io da quest'anno e non posso che esserne felice, anche se ovviamente, vedi, in queste interviste per me il primo anno cerco sempre di non andare fuori dal seminato, no? Entro in punta di piedi perché giustamente ho rispetto di tutto questo grande mondo che vi appartiene. Io gli ho detto, devi fare le domande da ignorante, cioè da una che non conosce e che vuol conoscere. È vero o no? Che ti ho detto? Sì, queste sono le indicazioni che mi hai dato dall'inizio, quindi mi auguro di aver fatto bene, Gli Giovanni. scienziati ce ne ha anche Meglio. rompi, senti, io lo dico. Gli Bravi, scienziati bravi, ce ne ha anche bravi rompi. davvero. Bravi davvero. Bene, ti ringrazio Giovanni. A voi davvero di cuore, buona Regina, serata e a presto.
Regina, concludi te come Sì, sempre. certamente ringraziamo Giovanni Azzeni, detto Tittia, per essere stato qui con noi questa sera. Ovviamente anche a lui auguriamo buon lavoro e buona fortuna per tutto quello che verrà e che sarà questo anno in corso. Grazie Giovanni e alla prossima. E Giovanni, grazie a tutti. qual è il treno tuo di quest'anno di politica? Secondo Il te, qual è il tuo treno treno? quest'anno? Vabbè, io vado sempre per il figlio di Murra per forza, Frankie, perché i figli di Murra sono delle garanzie. Poi gli ha messo Però il no. nome di Franchi Dettori, così Sì. almeno ha compilato. Si va per lui perché per forza devo andare per lui, però c'è anche qualche altro puledro che mi garba, dai, vediamo, vediamo. Quindi Per far insomma, bugiardo un uomo ci vuole un cavallo, Camillo. se è una donna, bugiardo un uomo e una donna, questa mi mancava. sempre. Bene, concludi, vai. Sì, stavo concludendo, poi insomma è uscito il puledro così allo stato brado e piombato in diretta. Niente, rinnovo i saluti a Giovanni Azzeni, detto Tittia, per essere stato qui con noi. Ovviamente buon lavoro e buona fortuna per tutto. Giovanni, ci vediamo in giro. E grazie a tutti coloro che ci hanno Grazie seguito. a voi. Giovanni, ciao, grazie, ci vediamo alle corse, anzi, ora alle previsite. Vai, Buona forza. serata. A Buona voi, serata a grazie tutti che infinite. ci avete seguito. Alla Ciao, prossima. ciao, Arrivederci. ciao, ciao.